Eccolo qua! Vieni, vieni! Qua! Tu e Servini, eh? Insomma, diciamo una concorrenza che stimola moltissimo. Microfono? Va, ok. Sono contentissimo di essere qui, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. E per me è un onore anche potermi allenare con Andrea, che ha fatto la storia di questa società. E io cercherò di mettere in difficoltà per quanto mi riguarda l'allenatore e cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto. Insomma, cosa vuoi dire a questi tifosi? Ti aspettavi una presenza intanto così numerosa? Non hai mai visto una situazione del genere? Eh? No, emozionante. È emozionante. Complimenti. Grazie. Grazie a voi. È il momento di Alex Sirri! Vieni Alex! Vieni! Buonasera a tutti! Subito le prime parole, le prime emozioni ai tuoi nuovi tifosi. Sono emozionatissimo, non sono abituato a una piazza del genere. Ti ci abituerai in fretta. No, sono molto felice di questa mia nuova avventura, darò tutto quello che posso dare. Allora, è alto, perché è alto, io sono 1,90, quindi è alto, ovviamente alto come me. Insomma, è vero che sei molto rapido, cioè sei alto, ma comunque insomma, solitamente alto magari tendi a essere un po' lento, invece tu sei molto rapido. No, diciamo che non è proprio la mia dote principale, però va bene, insomma, sei rapido, diciamo così, va bene. Alex Sirri, grazie. Lì torna ad Alessandria con grandissimo entusiasmo Roberto Sabato. Oh. Ma che dire, ti aspettavano, Roberto? Sono molto felice di essere tornato qua. Sinceramente, diciamo che ho fatto un anno in esilio a Forlì. Come dire. Certamente. E quindi avrai sofferto incontrare Alessandria. Sì, è stata una partita un po' particolare. Certo. Tenevo a tornare qua e infatti per fortuna che è andata a finire così. Esattamente, insomma sei tornato, l'intesa l'avete trovata in pochissimo tempo, insomma per tornare ad Alessandria hai detto subito sì senza problemi. Sì, penso che non c'è stato nemmeno il tempo di pensare che subito siamo messi d'accordo. E i ragazzi della Nord cosa vuoi dire, che ti incitano sempre così tanto? Ma voglio ringraziarli per tutta questa accoglienza, poi comunque ho avuto modo di viverli in campo quando sono stato qua 2 anni fa, anche se è stata un'annata un po' difficile, però ho avuto modo di capire che fanno sentire il calore e la voglia di vivere questa maglia intensamente e di lottare per questa maglia. Bentornato Roberto. Grazie, Sabato. Grazie. È il momento di Alessio Mariotti! Vieni Alessio! Ciao. Questo è il benvenuto da Alessandria, dai tuoi nuovi tifosi. Cosa vuoi dire Alessio? Sei arrivato oggi praticamente. Arrivato oggi per la piazza, per la società, per tutti, pronti già a vincere, perché qui c'è solo da vincere. Ha detto qui c'è solo da vincere, eh? Avete capito bene? Allora Alessio, tanti anni esperienza appunto Massese, Carrarese, ma insomma una piazza così ti mancava effettivamente. È una piazza così, è bella viverla ed è difficile trovarla in queste categorie perché meritava altre piazze. Sei arrivato oggi, contattato recentemente, insomma l'intesa l'avete raggiunta in poco tempo, oppure sì. Insomma avevi altre offerte e hai scelto comunque Alessandria tra tante offerte? Certo, è stato facile, quando si poteva Alessandria non c'entra niente con la sci e meritano, come ho già detto, altre categorie. Benvenuto Alessio Mariotti! Diamo il benvenuto a Michele Vale!
eccolo qua. Benvenuto Michele, insomma Alessandro è una grande piazza, hai visto, c'è tanta ambizione, fame di vittoria, e tu? Sì, sicuramente sono venuto qua con grande spirito e sappiamo tutti qual è l'obiettivo, cioè quello di vincere, quindi cercheremo di dare il massimo per ottenerlo. Ecco. Esatto, insomma hai fatto 18 reti insomma, in carriera, e soprattutto per un centrocampista, un giocatore a mezzala difensiva, non è male, quindi vuol dire che ami molto gli inserimenti. Sì, sì, mi piace inserirmi, poi quando va bene spero di fare dei gol. Ecco. Esattamente, bene. Okay. Michele Valentini, benvenuto. Grazie. Il nostro regista mancino, una grande visione di gioco. È il momento di Gabriele Cavalli! Vieni! Buonasera a tutti, sono contentissimo di essere qua, non vedo l'ora di cominciare perché insieme ci toglieremo grandissime soddisfazioni. Buona serata a tutti e grazie. Aspetta Gabriele, non te la cavi così. Come lo devo dire che ad Alessandria mancava da anni un giocatore così, giusto? È vero amici tifosi, un vero regista, quelli di un tempo, di una volta, con quelli che fanno segnare, quelli che fanno gli assist, insomma, i tifosi si aspettano tanto da te, lo sai? Vista anche la tua carriera, i gol che hai segnato. È giusto assumersi le proprie responsabilità, quindi non vedo, ti ripeto, non vedo l'ora di cominciare in questa splendida cittadina. Ad Alessandria sei venuto per? Vincere. Vincere! Grazie. Gabriele Cavalli. Diamo il benvenuto a Francesco Ferrini. Vieni. Non ho sentito il benvenuto a Ferrini, lo facciamo più forte. Vieni, vieni, Federico, guarda. Ciao a tutti. Eccoci. Francesco. Allora, benvenuto ad Alessandria intanto. Insomma, è una stagione importante anche per te, anche per quanto ti riguarda. Insomma, grande esperienza, hai calcato campi importanti. Ma una società come Alessandria? Beh, penso che la società non ha bisogno di presentazioni, soprattutto la storia di questo club. E penso che sono venuto qui a mettermi in gioco come tutti i miei compagni. E siamo qui a testimoniare che faremo un gran campionato con il massimo impegno e la massima professionalità. Poi cercheremo di coronare il sogno insieme a questi ragazzi, insieme alla gente, perché penso che dovremo essere un corpo unico anche in prospettiva di quelle che saranno le riforme dei campionati e via dicendo. Ecco. Sei un giocatore che può spostarsi in qualunque zona del campo, mi sembra di aver capito. Sono scarso un po' dappertutto, diciamo. ma non è vero, no? No, no. Nasco privilegiato. Cioè, non saresti ad Alessandria. Sono un centrocampista, però pur di dare una mano alla squadra, anche in porta gioco, non c'è problemi. Sei, insomma, usi sia il destro che il sinistro, vero? Sì, male tutte e due. Assolutamente. Benvenuto a Francesco Ferrini. Diamo il benvenuto a Mirko Spighi! Eccolo lì! Dal backstage, direttamente dal palco della Cittadella per la nuova stagione che inizia qui. La nuova stagione dell'Alessandria Calcio. Benvenuto! Ciao a tutti! E insomma, viaggio lungo ma ne è valsa la pena. È stato duro, poi con i ritardi è stato un disastro. Però sei arrivato in tempo, ci tenevi, piuttosto chiedevi un passaggio, arrivavi, no, ci tenevi a esserci. Sono davvero contento, poi visto l'entusiasmo, non vedo l'ora di incominciare. Eh beh, certamente. Mi pare che insomma hai raggiunto l'accordo proprio in queste ore, no? Quindi sei fresco, l'ultimo arrivato. Sì, è successo tutto in giornata. Tutto in giornata addirittura, mamma mia, bene. Allora, intanto perché Alessandria? Beh, ho visto proprio un progetto importante, poi una cosa, l'entusiasmo della gente mi ha portato proprio, mi ha trasportato. Hai visto i livelli? Vediamo un po', guarda, adesso qui abbiamo i fari davanti, visto che non vediamo molto bene da qui, facciamo sentire il nostro applauso per Mirko Spighi, il nostro benvenuto. Emozionante. Questo è niente, Vedrai la domenica, grazie Mirko. Grazie a voi. Grazie.
Ciao a tutti, sono Fausto Ferrari, il nuovo attaccante dell'Alessandria. Mi dispiace purtroppo stasera non essere presente alla vostra presentazione, ho avuto un piccolo problema. Mi dispiace soprattutto perché non posso percepire l'entusiasmo che circonda questa nuova squadra e questa nuova proprietà soprattutto. So comunque che stanno facendo un'ottima squadra, il presidente sta allestendo una corazzata, direi, quindi c'è grande entusiasmo per questa nuova proprietà. La scelta Alessandria è stata perché forse è la squadra che mi ha voluto più di tutte e soprattutto perché non vedo l'ora di entrare al Moccagatta finalmente con questa maglia addosso, che purtroppo negli ultimi anni è sempre stata diversa. Mi sono tolto soddisfazioni, però vorrei poter condividere finalmente con i tifosi grigi i miei gol, cosa che non ho mai potuto fare. Vi saluto tutti, spero di essere il benvenuto e forza grigi. Diamo il benvenuto a Luigi Scotto! Vieni Luigi, allora, tanto benvenuto, hai sentito anche il benvenuto dai tuoi nuovi tifosi. Grazie. Insomma, le tue prime parole, le tue prime emozioni, impressioni al tuo arrivo qua ad Alessandria e soprattutto su questo palco a sentire tutto questo entusiasmo. Fa piacere, non sono tante le piazze come Alessandria, quindi è un onore giocare qua. Ecco, insomma, il tuo arrivo qua ad Alessandria è stato salutato, come sentito, con entusiasmo. Cosa vuoi dire ai tuoi tifosi? Non si vogliono, ovviamente non si fanno promesse, perché non bisogna fare delle promesse. Ai tifosi bisogna, l'unica cosa che bisogna promettere ai tifosi è l'impegno, e su questo non ci piove. Ma cosa vuoi dire oltre a questo ai tuoi tifosi? No, niente, sicuramente l'impegno sarà al massimo per raggiungere un obiettivo tutti insieme. Hai visto gli attaccanti, insomma, e i tuoi colleghi di reparto, come ti sembra così, di primo acchito? È un onore giocare in questa squadra, tutti fortissimi giocatori, e si imparerà un po' da tutti. Bene, grazie Luigi Scotto! Hai sentito l'entusiasmo? Bellissimo, bellissimo, vi ringrazio tutti, grazie per l'entusiasmo, sono molto contento di essere qui e vi ringrazio un'altra volta. Allora, insomma, si aspettano tanto, visto il tuo passato, i tifosi da te, sei molto bravo a fare gli assist appunto, segni anche i gol, salti l'avversario, insomma, devi far segnare Ferrari o Scotto, comunque sarà anche tuo compito, oltre ovviamente ai gol che farai, ma sarà anche tuo compito assistirli bene in attacco, cioè cercare in qualche modo di farli fare gol, di mettere nelle migliori condizioni. Ah, sicuramente, io intanto non vedo l'ora di scendere in campo, mi hanno parlato benissimo della piazza di Alessandria e niente, ti dico, non vedo l'ora di mettere le scarpe e scendere in campo. Vogliamo sentire ancora l'entusiasmo per Julien Rantier! Grazie. Grazie. Acquisti dall'Alessandria Calcio. Prego ragazzi, prego.